Bentornati sul canale. Oggi commentiamo la liturgia del giorno di giovedì 15 giugno 2023. Un testo tra i più complicati del Nuovo Testamento, quando Paolo, nell'apologia del suo ministero, qui al capitolo 3, gioca su un termine che utilizzerà sia come participio sia come sostantivo. Il termine è il velo. È il velo. È la conversione al Signore che rimuove quel velo e che permette di vedere quella gloria. E utilizza un midrash, tra l'altro, di Esodo 34, quando appunto per la gloria, il volto luminoso di Mosè che risplendeva, dove Mosè si metteva un velo davanti. E ecco, dice, quel velo rimane ancora sosteso sul cuore dei figli di Israele. Quando sarà rimosso quel velo, cioè quando ci sarà la conversione al Signore, allora contempleranno veramente la sua gloria, altrimenti quella gloria rimane effimera in sé. Paolo aggiunge anche un altro aspetto molto importante, e cioè che se quel Vangelo di Gesù Cristo rimane velato, è perché il principe di questo mondo ha steso sui cuori degli increduli un velo, appunto, perché non vedano la sua gloria. Ma aggiunge anche altre riflessioni importanti. La prima è che è l'esperienza dello Spirito. Una volta rimosso il velo, l'esperienza dello Spirito è trasformante. Dov'è lo Spirito del Signore? Là c'è la libertà. E un secondo atteggiamento molto interessante è riferito in 4.2, dove dice che noi non asserviamo, schiavizziamo, riduciamo, diciamo, ai nostri interessi la parola di Dio. Cioè c'è anche un atteggiamento sacro del ministro, che non pensa di disporre come vuole dei tesori che Dio gli ha messo a disposizione, ma nella logica di un servizio, non per un suo, ovviamente, interesse. Spesse volte questo piegare la parola di Dio ai nostri interessi può essere una tentazione, anche che abbiamo noi a portata di mano. Il Salmo 84-85 canta alcune cose molto belle e conosciute. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Il Vangelo di Matteo comincia con la riforma del quinto capitolo, non uccidere. Ascoltiamo insieme e poi commentiamo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: stupido, dovrà essere sottoposto al Sinedrio, e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegna al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. A mio avviso il criterio abbastanza semplice che Gesù utilizza nel riformare la legge è duplice. Da una parte l'incrocio del compimento nella sua persona. Avete inteso, ma io vi dico. È abbastanza evidente, lo ripete in tutti i comandamenti che riforma. E il secondo criterio, direi operativo, che utilizza è un criterio che potremmo chiamare dall'esterno all'interno. Cioè si passa dall'esterno, non uccidere, a un non giudicare. Perché non uccidere con la parola, con la lingua, o meglio ancora, da un criterio di intangibilità della vita. Se da una parte il non uccidere
indicava un limite alla propria libertà, un limite alla propria vendetta e quant'altro, perché appunto la vita, il sangue sacro è di Dio, dall'altro, ecco, il non giudicare, anche questa è una prerogativa che soltanto Dio può avere per sé, una prerogativa esclusiva. Altrimenti la misura del giudizio che tu applicherai sarà applicata a te. Ecco la logica del Rachà, cioè del pazzo, ed ecco la logica del Sinedrio e poi della Genna. C'è qualcosa allora che sei chiamato a fare, anche a valutare ovviamente le azioni dei tuoi fratelli quando non sono in linea, ma non a giudicare, non a considerare quella persona soltanto a partire da ciò che tu vedi, perché questo è riservato soltanto a Dio. Beh, un principio di grande pace all'interno di un popolo, perché limita fortemente gli atteggiamenti totalitaristici, scusate, e soprattutto limita tanto anche quella strumentalizzazione della persona umana, che purtroppo in tutte le epoche c'è sempre stata. È un'indicazione interessante. Questa è opera mia e opera della creazione, che tu sei chiamato a custodire, ma non a usare a tuo piacimento. Ho finito anche oggi, vi do appuntamento a domani. Grazie.